Verdi San Settimio è un olio praticamente unico nel suo genere, è stato ottenuto spremendo delle olive raccolte l'11 settembre di quest'anno, quindi stiamo parlando di un'epoca veramente, veramente anticipata per quanto riguarda la campagna olearia. Le olive provengono dal nostro oliveto di Tassanare, dalla varietà Lecino. E sono state naturalmente molite con l'ultimo sistema di estrazione della piralisi, che è appunto il Leopard. Perché abbiamo raccolto le olive così presto? Ma perché volevamo fare un prodotto completamente diverso da quello che c'è oggi sul mercato. Quindi, raccogliendo così presto, abbiamo un olio che già dal colore vedete quanto è differente da quello che vedete normalmente sugli scaffali. Un prodotto che ha un colore verde smeraldo bellissimo, che ricorda proprio le olive proprio in questa prima fase di maturazione. E anche dal punto di vista organolettico abbiamo un olio con delle caratteristiche straordinarie, quindi dei profumi erbacei stupendi. E anche al palato con delle caratteristiche veramente impressionanti, un piccante, un amaro sicuramente dominanti, ma la grande, grande caratteristica di quest'olio è che ha una piacevolezza e una morbidezza al palato veramente, veramente incredibile. Quindi anche come abbinamenti gastronomici spazia dai classici abbinamenti delle carni arrosto piuttosto che delle zuppe, ma si potrebbe anche provare con dei piatti non così strutturati, come per esempio dei piatti a base di pesce. Oggi presentiamo il Verdi di San Settimio, che non aggiungo altro a quello che ha detto il direttore commerciale Orru di Tenute Piralisi. Il mio è solo un progetto che voleva spiegare al mercato cosa significa un olio precoce, perché ne sentiamo tanto parlare. Oggi viviamo il periodo degli oleologi e dei premi degli oli. Ogni comune ha un suo premio dell'olio, più o meno serio, e come sbocchi più a livello commerciale, più o meno veri. Quindi, questa è una cosa veramente unica, certificata, perché abbiamo fatto delle analisi chimiche, da un ente accreditato. Quindi abbiamo bassissimi perossidi, basse acidità e questo colore unico, diciamo, nel panorama degli oli. La varietà, come diceva Davide, è Leccino. Abbiamo scelto questo perché ritenevamo desse in quel periodo delle rese non tanto in olio, ma quanto nella qualità del prodotto migliori degli altri cultivar che abbiamo nell'azienda agricola. Non abbiamo bisogno del panel, che faremo perché è obbligatorio, ma siamo così presuntuosi di poter affermare senza bisogno di panel che questo è veramente un nettare d'oliva fatto a scapito magari un pochino delle rese, perché così lavorare un frutto così precoce ovviamente si perde tantissimo olio in resa. Diciamo che abbiamo fatto un 5,8-6% di resa, quindi capite anche voi che è abbastanza così traumatico, no? Per chi va a chiudere un conto economico alla fine della stagione. Però ci abbiamo provato, la serie è molto limitata perché abbiamo fatto un lotto di bottiglie. Ben definito, unico, ci fermiamo lì e volutamente non mandiamo questo olio alle guide perché, ripeto, il mio vuole essere più una lezione al mercato e anche a chi magari sopravvaluta un pochino le guide e a tutti i produttori che inviano una massa di prodotto e poi magari il consumatore non sa neanche dove andarlo ad acquistare perché sono dei prodotti specifici per vincere questo o quel premio.